punta con tranquillidad Federer su volée smorzata di Ancic. Rivediamo. Intanto l'ha obbligato a una volée difficile. E poi, eccolo qui. Poi non è facile anche sta palla. No, era all'altezza del ginocchio. Sì, guarda, sì, ogni volta che vedo un replay sono costretto a correggermi. No, è vero, sono muto. Un po' cortina. Qui sei passato. C'è dunque il break. 3-2. Federer. Ha avuto un cattivo rimbalzo, sai? Rino? Sì, sì. Non l'ho visto, ma sono sicuro. Dalla parte di Ancic, Ancic è rimasto sorpreso. È rimasto lì, guarda, ecco, attenzione. Vedi, ecco, ha dovuto fare un mezzo passo di correzione. Avanti, ma gliene incolse, perché sto qui, non fai tempo a dargli una palla. È peggio di Guglielmo Tell, questo qua. Ai, 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 ai. 0-30. Love the team. Qua se non lo soccorrono le prime palle di servizio a Mario Ancic sono dolori. Bel attacco. Però è riuscito a tirare il passante lo stesso. Il solito passante lungolino che è diventato, direi, il suo colpo più efficace. Perché l'attacco era molto tagliato e anche abbastanza profondo. Sì, sì, guarda, guarda. Eccolo qua. Guarda, attenzione. Insomma, era sulla riga e non ci sono storie. Questo mira le righe, come mi disse il barone von Kram quando mi batté. Bella attacco. Questo passante straordinario. Tu avevi appena giustamente detto bel attacco e visto. No, ma straordinario. Avanti replay, regia. Datti una sveglia, regista. Il problema è che c'è il break nel primo game del secondo set. Ho capito, ma insomma. Ecco che lo vediamo. Attenzione l'attacco. Attacco bello, tagliato, palla in fuori, non lunghissima, ma. Insomma, poi si piazza bene anche povero Ancic perché è piazzato giusto, ma ci vuole il conosciuto francese che difatti vinse lì a Milano e poi scomparse, così come scomparse il torneo di Milano, purtroppo, sì. Che purtroppo la nostra federazione avrebbe dovuto difendere. La risposta vincente di rovescio di Federer. Ma la Lombardia era sempre stata un'avversaria tradizionale della federazione. E così avvenne che il torneo non fu difeso per questa tra altre ragioni. L'ha tenuta dentro e allarga le braccia quasi sconsolato Mario Ancic. Passante di dritto, ma attacco un po' avventato di Ancic. Tagliato una volta coi fili, ha preso una facciata. Mamma mia, tremendo. Mamma mia, non è possibile. Hai visto cosa gli ha tirato? L'ha giocata come si giocano le palle del 40-0. Sì, ho capito, ma gli ha tirato una bomba, perché non c'è il tachimetro per le palle di rimbalzo, c'è solo per il servizio. Maglia.
qui chi c'è? Sono 13 colpi ed è una meraviglia, è uno scambio veramente da scuola, una volta si mettevano in bacheca, adesso si mettono via nelle cassette, no? So io, DVD. E di mezzo volo. Perché valuta la qualità dell'avversario. Qualche volta in altre partite lo si vede che si distrae. Insomma, invece oggi lo vedo quasi aggrottato a volte. Non è vero, no, ma sì, Benedetto. Ma hai visto cosa ha fatto? Hai visto la risposta? Sì, beh, quella è. Io la voglio rivedere, la risposta da destra, risposta tagliata lungo linea, seguita con un guadagno di campo e volé. Ma fatemela vedere, ma fammela vedere, o asino di regista. Ha fatto giocato due gioielli in questo game. Anche se ha fatto una prodezza nel metterci la racchetta su quel passante. Poi è un ragazzino. Sì, cioè proprio è ancora più ragazzino di quanto non sia anagraficamente. Guarda, la scheggiata e la mandata di là. È un urlo, eh? Un urlo di guerra da parte di Federer. Pensa tu. Attenzione che si rivede, è un bel rivedere. Ecco, arriva e Ancic va dall'altra parte. Ecco che forza incredibilmente Ancic ed ecco il risultato. E ha dovuto fare una prodezza Ancic per arrivare su quella volea, poi però è stato trafitto. E infatti sta imprecando, se io ho letto qualcosa sulle labbra con quel poco slavo che conosco. Ma perché Ancic capisce di star giocando bene, sì. Però non basta. Guarda, la palla qui se la mette sulla riga, perché voglio dire, lui arriva lì e un altro la sbaglia o la mette da qualche parte. No, Federer la mette sulla riga. No, di mezzo volo la giocata. No. Di mezzo volo. Qui mi ricordo il miglior Kramer, mi ricordo il miglior Odd, il miglior Lever, ma pochi altri, insomma, probabilmente. Vengo qui da 53 anni, è una roba tremenda, sono ormai qui con la mia lunga barba bianca che mi copre le ginocchia. Povero Ancic, si tira un sospiro di sollievo. L'applauso di Ancic. Sì, io ti confesso che forse non ho mai visto giocare Federer in così buono. 15-13. Ma nella box non c'è lì la sospensione in contro per manifesta inferiorità. Il KO tecnico, sì. Allora, qua qualcuno che se ne intendesse stasera dovrebbe dichiarare la fine del torneo. Manifesta com'è? Ah, non nel match, del torneo. Sì, manifesta priorità o inferiorità, come si dice? Manifesta. È la stessa cosa, in fondo. Sì, sono la base. Certo. Le due facce della stessa medaglia. Certo, ma no, domandavo proprio nel linguaggio della box quale delle due possibilità si sceglieva. La versione pugilistica è KO tecnico.
guarda. Ma non è possibile, ma questo qui ha servito una palla esterna violenta, lunga, 167 orari, e con l'ala gli mette lì la racchetta, patapac, e gli fa il punto. Come no? Beh, zero. Quasi un colpo di rasoio. Sì, però era facile. Sì, però è elegante. Sì, attenzione che si vede, perché l'aveva scheggiata quasi due volte sulle corde. Una volta forse gli avrebbero chiamato fallo, altri tempi. Non è possibile. No, non è possibile la ribattuta e anche il rovescio, quel rovescio smorzato, insomma, ha fatto delle robe. Orribile film, girato poi, due anni poi, fa qui a Wimbledon. E poi cade dal letto. Sì. Vedi cos'è? Ace, Federer. 6-4, 6-4, 6-4. 6-4, 6-4. Siccome sono l'addetto ai tachimetri, vi dirò anche che lei sta andando a 194 orari. Cordiale saluto tra i due. Ma certo. Federer va a raccogliere l'applauso del suo pubblico. E adesso ci troviamo davanti a un quesito storico, caro Tommaso. Non so se tu ti rendi conto. È la 26esima vittoria consecutiva di Federer qui a Wimbledon. Ma il quesito storico è: riuscirà a perdere un set prima della fine del torneo? Non in semifinale, perché chiunque gli daranno in omaggio o Bjorkman o Stepanek, lui ne fa pezzetti. E poi in finale bisogna vedere. In finale la possibilità c'è, cioè, potrebbe arrivarci Nadal, potrebbe arrivarci Hewitt, potrebbe arrivarci Baghdadis. Con Baghdadis ha perso un set nella finale dell'Australian Open, Federer. Qua ci vuole la reincarnazione di Big Bill Tilden, caro Tommaso.